Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video dello Sguarnista. Siamo in provincia di Como, più precisamente stiamo andando alla Colma di Sormano. Davanti a me abbiamo una bella Panigale V2 da testare e recensire insieme. E vi posso assicurare che star troppo vicino a questa moto non fa bene. Non riesco assolutamente a percepire né il rumore della moto né i miei pensieri. Signor, se fai una sgasata tiri giù i palazzi. La cosa bella è che tutto sto sound lo fa non perché è lui che tipo, non lo so, tira la frizione, sgasa. Oh no, è di default. Sì, ma, cioè, è troppo così, cazzo. Secondo me è perfetto. Ragazzi, è venuto il momento. Benzina fatta, ci scambiamo le moto. Pensavo che fosse un attimino più bassa, invece è abbastanza alta. Ok. La madunassa! Partiti! Manco due! Allora, quello che si può subito notare da questa moto, oltre al baccano che è proprio veramente troppo illegale, scalda veramente tanto! Bellissima, mi sto già divertendo. E questo è un male, e questo è un male. E questa moto monta lo scarico MIV con doppia uscita, senza DV Killer, ma quello sarà già capito. Abbiamo la mappatura e abbiamo, tra l'altro, sempre per la questione calore, una bella paratia direttamente dall'America, che mi ha detto il proprietario che ha acquistato, per ridurre appunto il calore che c'è tra le gambe e sotto il sedere. Questo V2 da 155 cavalli, che in realtà adesso sarà ben di più, tira veramente un sacco. Anche in basso, e non lo sarei mai aspettato. Ok, i tornanti con le sportive non sono carine. Il proprietario mi fa che inizia a tirare bene dopo i 7000. Per ora ha tirato fino a 7000 e mi sto già divertendo. Quando fai motore li fa veramente bene, come la Street Fighter V4, di cui mi sono innamorato. Anche questa qua è veramente 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 divertente, e ci sono salito da neanche 5 minuti. Ciao. Come vedete, in basso non dà il meglio di sé, ma ti tira fuori dalla curva in un millisecondo. Canaglio! È veramente divertente, ma veramente divertente. Praticamente la prima parte di video sarà solo pam 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 e mi sto gasando di brutto. A parte il fatto che ci sono salito da 10 minuti, quindi credo sia abbastanza normale. Non è così complicata come si crede. È caldissima, ha un motore mega divertente, ma non è complicata da guidare, cioè si lascia guidare molto volentieri. Ovvio, se arriva il primo ragazzino che dopo il 50 si prende la Panigale V2, dico no, non proprio. Bisogna guidarla molto di più con il corpo rispetto al 701, anche perché naturalmente pesa 178, 176, 178 kg a secco, quindi parliamo di quasi 200 kg a pieno tra benzina, olio e altro. Thank you.
arrivato e sono concentrato. Bellissima, ha un motore che ti spinge via in una maniera impressionante. Mi diceva che sotto i 7000 prima causa valvola di scarico e i due catalizzatori dell'Euro 5 appunto sotto era veramente morta, mentre adesso si è molto ripresa e sotto riesce a dare qualcosina che prima non riusciva a dare, e naturalmente con lo scarico aperto e tutto quanto e la rimozione dei catalizzatori la temperatura si abbassa notevolmente. La posizione di guida è scomoda, come ho detto prima, è molto caricata sui polsi, ma è una sportiva, non dovrebbe essere altrimenti. La sella è molto comoda perché ha il problema al coccige, come me è molto indirizzata come moto, vogliono le sportive, però vabbè, credo che la maggior parte delle sportive siano così, perché appunto il coccige non si appoggia mai. Le gambe sono costrette, ma pensavo anche peggio. Il vento, a parte che non siamo andati a velocità estreme, ma non l'ho sentito per nulla. Finalmente una bella frenata come si deve, con la pompa semiradiale, la pinza radiale che è l'M4.32, due bei dischi da 5 mm marchiati Brembo. La frenata, cioè, è veramente 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 bella. Arrivate in cima. Si fa notare la tua bestia. Che cazzo si fa sto collo? Oh. Com'è? Com'è la moto? Com'è? Un missile. I tornanti li chiude da sola. L'uscita di curva te ti spara fuori. Sai cos'è il problema principale? Non il passo, è arrivarci. È arrivarci al passo, perché dopo sei tutto distrutto. Quando eravamo sui 140-150 in effetti l'aria va fastidio. Boh, sono contento. Si vede che allora tutti i soldi che ho speso sono serviti a qualcosa. Mi è piaciuto un casino che il V2 pensavo fosse solo in alto, in realtà in basso è molto divertente, cioè non me l'aspettavo. Da quando hai mappata, infatti l'ho detto nel video, da quando l'hai mappata è veramente divertente. Tira e dopo se vuoi il di più, allora lo ricevi, non è che dici tiro è finita così. Nei tornanti è un po' impiccato, ma credo sia normale, anche perché mi devo abituare. Scalda veramente tanto, cazzarola, perché scalda veramente tanto. Allora risaliamo di nuovo in sella per fare gli ultimi 5 minuti sopra questa bestiaccia. Basta? Abbiamo finito? Veramente bella, veramente, veramente, veramente bella. Sono completamente innamorato del marchio Ducati. Questa si era abbastanza capito. In ogni caso, come sospensioni, la Panigale V2 non c'è la versione S tuttora. Però, di base montiamo delle sospensioni pluriregolabili sia davanti che dietro, parliamo di davanti sicuramente Showa, e dietro se non sbaglio parliamo di un Sax. Come diceva il proprietario, questa moto qua te la godi molto di più su strade molto più raccordate e di conseguenza tipo zone colma è molto più impiccata, e quello l'ho sentito perché bisogna usare molto di più il corpo. Ma credo sia abbastanza normale. Poi il pacchetto elettronico di questa moto è all'avanguardia in una maniera impressionante. Abbiamo controllo del freno motore, che possiamo tra l'altro cambiare, ABS, controllo del cambio elettronico, cioè se attivato o disattivato, niente di più. Il traction control, l'antimpennata, ne abbiamo. Scusami, non riuscivo a capire. Magari che è bello. Dai indietro, va bene. Fammi girare. Aia, ecco, un problema principale di sta moto è che ti schiacci le palle. Un codue. Ho fatto proprio uno schiacciamento totale. Everisto, Ernesto.
Ecco, un altro problema delle sportive è questo. Il raggio di sterzata. Ah. Belle, ma se devi fare un'immersione U, tio cane. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sono schiacciato 4 volte le... Madonna, troppo bella. E qua, fine anno, il disastro lo faccio sicuro. Sì, me lo sento. E poi spam, finanziamento. Cosa? Quella che sarebbe? Quello cos'è che sarebbe? Scusami. Questo? No, questo qui è un soprammobile. Serve, ah, ok. Si mette vicino alla porta, così quando la chiudi non... Ho capito, ho capito. No, meno male, perché sì, avevo qualche dubbio a proposito. Per il resto è veramente, veramente un'ottima moto. Molto divertente, con dei bassi che non ti aspetti. Però se il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividete, fatemi sapere cosa ne pensate. E stia la merda delle vacche. E noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Bye!